Una vittoria sofferta sul piano del risultato, ma meritata su quello del gioco. Ospiti che però recriminano per un gol non visto dall'arbitro che forse poteva cambiare le cose. E questo il riassunto del terzo successo consecutivo del Porto d'Ascoli, che vola a 26 punti e conserva il secondo posto in classifica. Inizio scoppiettante per gli uomini di Stefano Filippini. Quarto minuto, Marcos Bolzan dal limite, sinistro secco e palla sul palo alla destra di Tonelli. Passano solo 60 secondi e Davide Biancucci si inventa un numero pazzesco. Stop di coscia e destro al volo da 40 metri. È battuto Tonelli, ma è la traversa a dire di no al numero 4 biancazzurro. Nono minuto, azione travolgente di Kevin Candellori, in velocità parte da metà campo, ha spazio davanti a sé, chiuso appena dentro l'area, riesce a liberare il destro, miracolo di Tonelli. La vigor si fa vedere all'undicesimo, Pianelli si libera al tiro, attento però, Nicolas Cinaglia mette in corner. 36esimo, doppia palla gol per il Porto d'Ascoli, Leopardi si libera in area, sinistro, si salva di piede Tonelli e dal limite prova ancora il destro Biancucci, alto sulla traversa. La ripresa si apre al quinto con l'episodio che potrebbe cambiare la gara. Gambelli batte velocemente una punizione per la vigor. Sorpresa la difesa Porto d'Ascoli, sinistro, che supera Cinaglia sul primo palo. Traversa e palla che rimbalza a terra, probabilmente dentro. Non è così per Singh, che dirige la gara e fa proseguire. 19esimo, si fa vedere di nuovo il Porto d'Ascoli, dialogo Bolzan-Leopardi che entra in area, sinistro, e si salva ancora Tonelli. 20esimo, arriva il gol che decide la gara, azione che parte ancora da Leopardi, poi si trovano a meraviglia Rosa e Bolzan che alza la testa, arriva tutto solo Cingolani dall'altra parte e nulla può stavolta Tonelli, è 1-0 Porto d'Ascoli. La vigor Senigallia accusa un po' il colpo e c'è il tempo per altre tre palle gol per i padroni di casa. 31esimo, Tedeschi trova la testa di Rosa, para distinto Tonelli. 35esimo, azione di 3 contro 1 per il Porto d'Ascoli, perde l'attimo però Rosa per l'ultimo passaggio e la vigor si salva. Finisce 1-0, vittoria meritata e giallo sul gol non gol al quinto, ma c'è solo la Civitanovese al momento davanti al Porto d'Ascoli in classifica. Per la vigor un'altra buona prestazione, ma anche stavolta torna a casa a mani vuote.